Gentili signore e signori, un cordiale saluto, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore. Oggi una giornata speciale per noi, oltre alle 6 corse in programma con una bella giornata di sole e terreno morbido, abbiamo avuto ospiti gli arcieri di Sacco, gli armigeri di Ponsacco e i balestrieri di Porta San Marco che ci hanno fatto delle rappresentazioni di tiro con l'arco legate a delle situazioni quattrocentesche, per cui ci siamo davvero divertiti molto. Io ve li faccio vedere tutti insieme, che insieme gridano il loro motto. Oi oi! Oi dei! Ora su Sir Maxalot, Nabil Coaxorium, poi Ancalina e Deda Queen. Sir Falco prova a scappare da Sir Maxalot, Fatnola e Nabeil. I tre allungano da Ancalina che li segue e aspetta la retta. Nel frattempo Sir Falco allunga da Sir Maxalot, Fatnola corda, poi cerca il varco Ancalina per la progressione. Coaxorium di fuori Nabeil, con Nabeil che va su Sir Maxalot. I due vanno su Sir Falco, sbuca di dentro intanto Ancalina per l'allungo. Ancalina prova l'allungo con Sir Maxalot e Nabeil, vanno a lottare in tre, Sir Maxalot contro Ancalina, si ripropone il match delle ultime volte, Sir Maxalot in vantaggio su Ancalina e ancora Sir Maxalot che batte Ancalina, poi Sir Falco e Nabeil. Un po' lungo Andrea Lucisano con Sir Maxalot, quasi travolgendo alcuni degli artieri. Andrea, calmo un attimo, rilassa sto cavallo e rilassati anche tu. Averlo visto vincere con Andrea Fele già era stato bellissimo, ma oggi con te in sella ancora di più, soprattutto per alcune critiche che mi sono arrivate. Oggi si è ripagato sia lui che io. Sai Andrea, le critiche ci sono e ci saranno sempre, l'importante è accettarle e dimostrare che quello che si vale. Esatto, esattamente. Chiediamo adesso un attimo di attenzione da parte del pubblico, cortesemente. Come avete visto, già nella prima corsa i Cavalieri e le Amazzoni hanno indossato il copricasco nero e così sarà anche per i Fantini nelle prossime corse. Questo perché nei giorni scorsi si è spento all'età di 68 anni Roberto Bottanelli, proprietario storico della scuderia Concarena, che fu gentleman rider di grande valore, giungendo a vincere 282 corse in carriera. La scuderia Concarena, fondata dai genitori Ines e Sebastiano, ai quali ogni anno veniva dedicata una corsa nel nostro ippodromo, è stata, fino ai giorni nostri, grazie alla passione di Roberto, protagonista dell'ippica italiana, dopo aver vinto anche il derby nel 1984 con Wellnor, montato dal grande Lester Piggott. Nel porgere alla famiglia le più sentite condoglianze, la società Alfea invita il pubblico a un momento di raccoglimento.
a 800 metri a conclusione Lethal Grey, all'esterno di Borio in terza Sunny Gold, poi in corda Man in the Mirror con Io Soprano quando allungano poco prima dell'ingresso, addirittura in sesta posizione After Effect, addirittura Lethal Grey in fuga da Liborio, che all'esterno Sunny Gold, poi Io Soprano, After Effect in corda, Man in the Mirror, la fuga di Lethal Grey che prova a mettersi a riparo da Liborio, Sunny Gold, Io Soprano, After Effect in corda, Man in the Mirror, Lethal Grey ancora in vantaggio, ci prova Liborio al suo inseguimento, poi Sunny Gold, Io Soprano, Lethal Grey è in vantaggio, Dario tocca, prova a mettersi a riparo dalla minaccia di Io Soprano che sta finendo forte, ma il palo è lì, Lethal Grey si mette a riparo e conserva il vantaggio da Io Soprano, 3-2. Ed eccolo Lethal Grey con Dario Di Tocco. Dario, direi la fuga nel momento giusto, perché alla fine lo stavi chiamando al traguardo. Sì, sì, lo stavo chiamando, poi è stato un imprevisto che mi ha puntato l'ultima siepe e mi si era fermato un po'. E lì mi sono impaurito, però Carlo aveva corso bene l'altra volta, si meritava questa vittoria. E la meritavi anche tu, Dario Di Tocco, che porta al successo il primo in carriera, Lethal Grey. Sono con Yuri Falchi, il presidente degli Arcieri di Sacco. Innanzitutto, buon pomeriggio, ben arrivati a San Rossore, a voi e alle altre associazioni presenti oggi. Bene, buon pomeriggio a tutti. Ci tengo subito a presentare le altre associazioni che sono qui con noi oggi. Abbiamo i balestrieri di Porta San Marco, che sono con questa casacca rossa, e gli armigeri di Ponsacco, li vedete con le loro armature, loro sono un'associazione di rievocazione, sono un'associazione di rievocazione che si autocostruiscano l'80% delle loro armature. In due parole, le origini dell'associazione che tu presiedi, Yuri. Le origini sono, praticamente nasce tutto dalla mia passione, che nel 2012 è sfociata nell'aprire questa associazione a Ponsacco, e da lì sono riuscito a coinvolgere sempre più arcieri o appassionati, e oggi siamo circa 60 arcieri. E questa è anche un'associazione sportiva dilettantesca che è affiliata anche alla federazione a una federazione nazionale. Siamo affiliati alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco e niente, facciamo gare agonistiche, gare amichevoli, facciamo un po' di tutto. Noi facciamo tiro con l'arco a 360 gradi, dalle rievocazioni alle gare proprio agonistiche. E qui simuliamo un attacco a delle mura, perché ai tempi del Medioevo, quindi quando gli arcieri assediavano un castello, per espugnarlo, comunque sconfiggere chi era all'interno, che con le loro mura facevano guscio, come si poteva fare? L'unica era dall'alto. Gli arcieri circondavano il castello, o comunque sia, a due lati, e facevano cadere una pioggia di frecce all'interno. Simuliamo questa cosa. Naturalmente non abbiamo le mura, non abbiamo un castello, abbiamo un paglione, non c'è un bersaglio da colpire, ma seguiamo gli ordini e vediamo partire tutte le frecce nello stesso momento. Chi è che dà l'ordine? Io. E allora io resto qua accanto a te con il microfono, perlomeno sentiamo tutti. Okay. Ci spostiamo un attimo. Arcieri pronti? Arma! Tendi, scocca, tendi,
Scocca. Arma. Tendi. Scocca. Recupero. E in coda Royal Victory con giorni di neve, Secret Risk in evidenza, poi Falconetta ai lati di Sparkling Breeze, Forbidden Color, Unique Bella, Elisir, Royal Victory, quando si entra addirittura giorni di neve, Secret Risk avanti ora a Falconetta, Sparkling Breeze, Forbidden Color, Elisir, Royal Victory, con Falconetta che va all'attacco di giorni di neve e di Secret Risk, Falconetta che prova su giorni di neve, Sparkling Breeze, poi in corda Secret Risk e Forbidden, con Falconetta che attacca giorni di neve, che sta allungando ancora, con ancora giorni di neve in vantaggio, altro che neve, c'è il sole, che sole per giorni di neve, che vince su Falconetta Unique Bella. 6-3-2 è l'ordine d'arrivo. Giorni di neve è senza dubbio una delle cavalle più vincenti viste negli ultimi anni a San Rossore. L'ultima volta ha subito un danneggiamento in dirittura d'arrivo e oggi Giuseppe Ercegovic, per non aver problemi, è andato in testa. Ma sì, la gara è solitamente quella davanti, se gli erano la testa vuol dire che doveva andare veramente forte a partire. Sicuramente la gara stava in forma, altro giorno ha dimostrato. Come mai ti sei spostato verso il centro della pista? Ah, perché lei piace scurva un pochettino più morbida, capito? Non essere troppo costretta, andare un po' più di pedalata sua, ecco, solo per quello, ma niente di problemi nella pista, ecco. Semplicemente per assecondarla nell'azione, Giuseppe Ercegovic l'ha assecondata ancora una volta al meglio, portandola alla vittoria. E queste due squadre giocheranno a chi finisce per primo le frecce e vedremo chi vince. Arcieri pronti? Di sfida. Ma
quante frecce scagliano a testa? Allora, iniziano gli arcieri tirando 3 frecce in sequenza e successivamente i balestrieri un verretto, poi di nuovo gli arcieri 2 frecce. C'è già stato il primo cambio? C'è già stato il primo cambio e c'è già una squadra in vantaggio, vediamo come... Ma il giovane sta recuperando, eh? Bene, bene. Bravo Gabriele. Gruppo è composto da giovani under 18 e più grandi, senior. Sì, abbiamo un reparto giovanile, sono 25 arcieri dai 10 ai 16 anni. E poi c'è il reparto adulti e sono circa 25 da 18 in su. La squadra di sinistra che sta allungando un po', eh? È dura, quando entra la competizione poi sono lì che mordano le frecce. Però la squadra di destra ha recuperato, mi sembra passata in leggero vantaggio. Forza arcieri. Adesso sono apparigliati. Non a caso siamo sulla linea del traguardo, Iuri. Eh sì. Questi sono mamma e figliolo. Quanto manca alla conclusione? Ci siamo. Dopo i balestrieri, cioè i balestrieri sono gli ultimi. Sì. Primo balestriere della squadra di destra. Secondo balestriere della squadra di destra che ha vinto. Sì, hanno vinto quelli di destra. Quindi prima linea sempre con, dovrebbe essere l'Iran in vantaggio sulla grande assente Mela di Breme sopra Fernanda. Con la grande assente che preme con Mela di Breme, Wallaby è dietro Quasi, sopra Fernanda è molto larga, l'Iran, la grande assente Mela di Breme, di Dieda Wallaby che cerca il varco. Vediamo se lo trova, cosa che non ha trovato a Roma. Roma Mela di Breme intanto fa da apripista, attacca la grande assente l'Iran, ha nella scia Wallaby che si prepara con Saio ancora a centropista fermo con le mani, ora prova a allungare in mezzo alla pista Wallaby perché Sosmund prova a fargli lo spunto addosso. Con la prima linea è questa, con Wallaby che è in vantaggio. Wallaby, Rosadele che si ingamba, Wallaby che è in vantaggio, Wallaby davanti a Rosadele che ci prova, Wallaby però è davanti, poi lottano per le piazze, Stella del Vresp e Sosmund per il terzo, ma non si prende Wallaby. Raimondo, Stefano Raimondo Saio, Wallaby, Michele Italia, la Sicilia che galoppa, assegno, secondo Rosadele, 6-5, per il terzo 11 e 12 vicini, più 12 che 11. Stefano, complimenti, bella monta, Wallaby oggi è stata molto incisiva. Sì, è andata bene, aveva corso bene a Roma, oggi si è ripetuta, l'altra volta non mi era venuto tanto bene. Oggi mi è venuto tutto facile e ho vinto. We'll be right back.
adesso vi proponiamo un gioco che combina i due giochi precedenti, praticamente velocità e precisione. Abbiamo messo una corda, gli arcieri dovranno colpire la corda. Il primo che colpisce la corda elimina l'altro. La squadra che avrà più vincitori, colpitori di corda, vince. Quindi una prova di precisione. Sì, precisione e velocità. A provare nel colpire la corda. Come si chiamano questi due arcieri? Abbiamo Domenico e Gabriele. Gabriele è il più giovane. Sì. Quante frecce hanno per cercare di eliminare il concorrente avversario? 3 frecce per arciere e un verretto per balestiere. Presa. Ha eliminato... Il figlio ha eliminato la madre. Il figlio ha eliminato la madre. Daniele e Francesco. Adesso i balestrieri. Qui c'è un po' più di difficoltà perché hanno un verretto solo e la balestra è pesa, quindi è uno strumento di precisione, ha più potenza, ma hanno bisogno di un punto d'appoggio. Infatti la differenza tra l'arco e la balestra era proprio questo, che l'arciere è un po' meno preciso ma tirava tante frecce, il balestriere era più un cecchino, si metteva lì, puntava e era certo del colpo. In questo momento sono pari le due squadre, quindi gli arcieri hanno a disposizione altre due frecce per concludere. Questi sono Stefano e Roberto. Sfiorata la corda ma non presa. L'hanno stracciati, è finita. Fanno l'ultima. Che è giusto tirarle tutte. Vedo che anche se siamo a livello di gioco c'è un bel accanimento. Sì, è sentita. Bravi, lui ha quasi recuperato in fondo ma hanno vinto per un punto loro due. Un grazie oggi ai arcieri di Sacco, agli armigeri di Ponzacco e ai balestrieri di Porta San Marco. Ci rivediamo domenica prossima. Grazie Iuri. Grazie a voi. Celebration, Reggiolo e Ojuk, quando si sta per entrare addirittura. Easterbound preme su Sciamando, Warrior Within, il giro delle cacce, Silver Mission che si fa trascinare da questa linea, poi Global Hero, prova il recupero anche Reggiolo che si trascina Ojuk, con Sciamando che allunga in corda, da Easterbound, da Warrior Within, in mezzo alla pista, il giro delle cacce, Silver Mission, va di dentro Global Hero, spiegamento a ventaglio, Sciamando allunga insieme a Silver Mission che inizia la progressione, con Silver Mission che va su Sciamando, lo attacca con Silver Mission che sta passando, prova a mettersi a riparo, non vediamo per il momento avversari perché sono ancora lontani, con Silver Mission che allunga in corda, c'è lotta solo per le piazze, con Parisiamo che verrà a fare l'arrivo insieme a Ojuk, si versi in linea dietro però a Sciamando. Presidente, oggi era il giorno giusto per il grigio. Eh sì, oggi era il suo giorno. È un po' che ci girava intorno, oggi ce l'ha fatta. La distanza è quella sua? Assolutamente sì, ha dimostrato.
giorni festivi all'ippodromo di San Rossore puoi scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa e puoi vedere da vicino i protagonisti. Come? Partecipa a Dietro le Quinte, la visita guidata gratuita condotta da Elisabetta Savelli. Video alle prese, questo è il Dietro le Quinte. Elisabetta Savelli sta spiegando al pubblico dell'ippodromo, in questo caso quelli che hanno accettato di fare il tour per il Dietro le Quinte e sono stati portati nella zona di partenza per vedere da vicino le operazioni. Luxury e Mascalzone vanno sulla testa, poi Drammatica Resana, Dick Tac de Griff, Dicono di te, Mascalzone alle prese, poi Dick Tac de Griff, Resana che all'esterno Luxury in mezzo alla pista, Drammatica rincorsa da Eleganza del Lupo e Lady Mujam con Dick Tac che attacca, Dicono di te, i due avanti a Mascalzone, Drammatica Resana, Allargo e tutti, Eleganza del Lupo, Allargo e tutti, Lady Mujam, Dicono di te che scappa da Dick Tac de Griff che ci prova e ora si ingamba, poi Eleganza del Lupo, Allargo e tutti, Lady Mujam, poi c'è Draga Flower con Dicono di te attaccata violentemente da Eleganza del Lupo e tra i due Dick Tac de Griff che sta passando, lo scatto di Eleganza del Lupo, poi Lady Mujam, Eleganza del Lupo. Eleganza del Lupo aveva vinto a sorpresa qualche settimana fa a San Rossore, un paio di corse così così, e oggi di nuovo al primo posto con Dario Di Tocco oggi in sella al bis personale. Enrico, che ti devo dire? La prima volta che la montavo sembrerebbe che ci è venuto tutto il percorso come si voleva e si è adattata bene alla pista, è andata molto bene, molto. Mi è piaciuto molto il rush finale. No, vabbè, sono contento per Andrea e se lo merita, stava lavorando bene. Arianna Beconcini della Bistor consegna, anzi, addirittura copre la vincitrice Eleganza del Lupo con la coperta offerta proprio dalla Bistor. Grazie Arianna, grazie Berto e... insomma, ci auguriamo di vedere Berto prestissimo qua di nuovo tra di noi a San Rossore. Arianna Beconcini consegna all'allenatore un oggetto ricordo, sempre offerto dall'AB Store. Riceve Andrea Fabiani. E c'è un omaggio anche per il fantino del cavallo vincitore di Eleganza del Lupo, Dario Di Tocco. E complimenti a Nicolò che con il binocolo fa davvero intenditore. Una bella foto ricordo e un abbraccio a Berto Vacca che rivedremo prestissimo all'ippodromo. E così un po' in versione Robin Hood chiudiamo quest'oggi l'appuntamento con Tarflash e con le corse a San Rossore. Ci vediamo giovedì prossimo 10 febbraio. Noi saremo qua, naturalmente vi aspettiamo.